adesso ti ruberei un attimo per farti capire di chi sto parlando. Sì. Se io ti dicessi Chiara Neomelodica, la regina del web, allora, cosa mi dici? Pensi che non so quante persone la vogliono imitare, ma è impossibile. Vero, è diventata perché Chiara ama la canzone napoletana. È vero, è vero. Allora, non è che sta qua che ama solo me, ama proprio la canzone, ma i cantanti napoletani. Sono d'accordissimo, come infatti Anna Merolla, proprio la nostra amica, l'ha definita la regina del web. Effettivamente. Io la chiamerei qui con noi. Sicuramente. Che Chiara, eccola qui. Chiara Neomelodica, eccola qua. Buonasera. Chiara, ciao. Ciao. Grande. Tutto bene, Chiara? Tutto a posto. E allora? Senti. Allora, per il pubblico a casa, Chiara, ecco lei che riesce a tenervi informata di sì. tutto. È vero. Cantanti napoletani. Anche della vita privata, perché lei fa pure un gossip neomelodico. Sì, con la pagina. Gossip neomelodico. Sì. Di la verità, dai, diciamola tutta. Tommaso è molto acclamato, vero? Nella Vabbè, sua... diciamo che io a Tommaso la seguo da quando ero bambina. Sono Hai la sua capito? Grande fans. Oh. Da quando ero bambina, che approfitto anche per salutare mia mamma, che è una sua grande fans. Un bacio. Beh, chissà prima... perché sei amato sì. più dalle mamme che dalle figlie, compreso la mia madre. Vabbè, sì. È meglio che si innamorano le mamme, perché il mamma poi dice no, tu ama chi lì. Beh, quelle che indirizzano. Beh, allora, Chiara, vogliamo dire ultimamente di cosa ti stai occupando, di cosa ti stai... Sì, diciamo che io curo un po' tutti i cantanti napoletani con i video su YouTube, pagine, eccetera, eccetera. Benissimo, sì. Chi volesse appunto dedicarsi a questa pagina, Chiara certo. Neomelodica. Benissimo. Per io tutti i ringrazio. Cantanti sicuramente che hanno bisogno di essere pubblicizzati, ci tengo a precisare che lei non lo fa a scopo di lucro, insomma. Assolutamente. È vero, è verissimo. Assolutamente. Sono davvero d'accordo con te per quello che stai dicendo, anche se molte persone ne approfittano, invece lei, devo dire la verità, è quella Ma che è davvero appassionata passione, di sì. tutto ciò. Ma adesso che sei... tetto a tetto con Tommaso, vogliamo augurargli davvero dal sì. cuore qualcosa riguardo al suo ultimo lavoro. Allora, diciamo che Tommy Litch è sempre stato un artista che si distingue da tutti. Grazie. Quindi questo un artista album, distinto. Sì, penso che ha reputato proprio. Ecco, lei voleva dire, lei è davvero molto distinto, signor Tommy Litch, sì. è reputato. È reputato. Bellissima questa. Poi anche un saluto per Massimo Arcello e Giuseppe Turco, sì. Senza offesa. E a Nicola, e a non Nicola. Mi dite niente, ma io quando si parla di campagna di Nicola, non faccio Nicola. A Tino, a te ti sono conosciuto. Un bacione. E allora, io ti ringrazio tantissimo, Chiara, purtroppo il tempo stringe. Grazie. Io vorrei salutare anche a mio amico ciao, ciao. Antonio Dinoffi, con mio salato, e mio amico Carmine, okay. con un bacio grande, e tutti gli amici miei che stanno qua. E allora...